Cucù, ciao 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 ragazzi, ciao ragazze. Allora, oggi video mini video haul perché ho acquistato poche cosine ieri, sì, sono andata a Carrefour, poi sono andata da Centrecor e ho fatto dei piccoli acquisti per la casa e volevo farveli vedere. Eccoli qua, ve li faccio vedere. Allora, cominciamo. Ah, volevo farvi vedere prima questo, dai, cominciamo da questo. Come sapete ormai voi mi conoscete, io dai broce ho la scheda, faccio i punti e ultimamente la settimana scorsa, ho avuto una cartolina che mi diceva che avevo di regalo un mascara, quindi ieri sono andata e bisognava comprare, acquistare qualche cosina, insomma, ecco. E allora io... mi sono presa queste cotton, ecco, per struccare. Ce ne sono 80 dentro, non li ho mai provati, ma non so se sono buoni oppure no. Comunque, io ho preso questi e ho avuto di regalo il mascara. Eccolo qua, aspettate, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, sta ancora sotto con la carta. Si chiama Volume Elixir. Allora, il prezzo è 18,50 € e me l'hanno regalato. Voglio togliere questo per farvelo vedere. Forse lo vedete meglio. Ma non lo apro, però, ragazzi, non lo apro perché non voglio che si asciughi perché ce n'ho già altri aperti che... Ma ve lo faccio solo vedere così. Vediamo se ci sta scritto come... Rocher... No, non c'è scritto come lo scovolino. Ecco, nero. E il mascara è questo. Non so se qualcuno di voi già lo conosce, l'ha già utilizzato. Io non l'ho mai preso, quindi non so se è buono oppure no. Ma vi farò vedere quando lo utilizzo, se ci penso vi farò vedere. Ecco, allora, quindi un ottimo regalo, 18,50 € ne basta la pena di comprare. Il cotone che allora ho preso questo ero andato da Yves Rocher che sta a Carrefour nel centro commerciale e poi sono andata da ah sì, poi sempre a Carrefour mi sono acquistata questa pendolina, eccola qua. Allora, molto pesante, sta rivestita proprio bene. Ma la vedo proprio pesante, è tutta laccata così nera, ci stava arancione, veramente vintage. Sapete quei colori che si facevano prima, ma a me è piaciuto più nera perché la mia cucina, come sapete, è grigia e marrone scuro, quasi nero. Quindi ho preso questa che va su tutte le... Fa, ecco, a induzione, a fuoco, ecco, vedete, eccola qua. E l'ho pagata, ci stavano le offerte, avevano messo uno stand a... apposito per queste pendole che si chiamano la marca Magefesa. Mi sembra che sono spagnole, ecco, ma di Spagna. Ecco qua, faccio vedere. Si mette a fuoco, ma di Spagna, ecco. Quindi la vedo bella pesante, proprio una buona qualità, una buona manufattura. E l'ho pagata solo 5,99 €, quindi non ho esitato un minuto. Avevo preso un'altra un po' più grande di 1,5 litri, ma era troppo grande perché per fare delle salsine, per fare la besciamella, invece di prendere la pendola grande, questa va bene per le piccole quantità, ecco. Quindi 5,99 € mi è piaciuta moltissimo, l'ho presa subito. Ok, poi sono andata da Centrecor e... No, sono andata prima da Zeman, quelle vendo le cose, poi... ecco, sono andata da Zeman, mi sono preso due paia di guanti per fare i servizi, le pulizie, 99 centesimi, due paia, e sono molto, sono di una buona qualità perché io le do però tutti i giorni e sono veramente buone.
Poi mi sono preso ancora due uncinetti perché io gli uncinetti ce ne ho tantissimi, ma ce li ho anche in bambù, ma non c'ho troppo l'abitudine. E l'altro giorno ho perso il numero 5, è sparito, si è volatilizzato, non l'abbiamo più trovato. Boh, ho guardato sotto il salotto, abbiamo guardato sotto il tappeto, non lo so, oppure sarà in qualche gomitolo messo dentro, non l'ho più trovato. E come sto facendo un lavoretto quindi con l'uncinetto numero 5, mi sono presa un'altra, e questo è un altro numero 5, questo ci sta anche il numero 4, anche se ce l'ho il numero 4, ma comunque, e l'ho pagato 99 centesimi 2. Quindi questo era da Zeman. Poi ho preso anche, sempre per i miei lavori di maglia, questi gancini per le, come posso spiegarmi, marker, vediamo se in Italia sta scritto segnapunti, ecco. Questi segnapunti quando si fanno i giri di maglia, o all'uncinetto, sia all'uncinetto sia ai ferri. Quindi 59 centesimi, dentro ce ne sono 20. Perché io l'avevo, ma li ho tutti persi. Mi rimangono proprio qualcuno. Ok, questo era da Zeman. Ah no, non è finito ancora da Zeman. Poi da Zeman mi sono preso un altro gomitolo di lana grigio, perché ho incominciato a fare uno scialle, vi farò vedere. Penso che comincerò a fare dei piccoli video anche sui lavoretti che faccio all'uncinetto, ma manco proprio di tempo, perché ci vuole tempo comunque. Ma comunque vedrò quando c'è un po' di tempo, comincerò a farvi vedere, perché mi avete chiesto in tanti le spiegazioni per fare il cuore, per fare le mattonelle granny square. Quindi vi farò sicuramente vedere lo scialle che ho terminato, un altro che sto in corso. Quindi vi farò sicuramente vedere dei video come li faccio, ma ci vuole tempo, quindi quando avrò un po' di tempo lo farò. Quindi ho preso questo per terminare lo scialle che sto facendo, 99 centesimi, sempre 100 grammi, una lana di ottima qualità, poi è morbidissima, non pizzica, è proprio morbidosa, morbidosa, quindi speriamo che ce li hanno sempre, perché sennò poi agli altri negozi il prezzo è da un gomito di 50 grammi, costa 2 euro, 2,50 euro. Ok, finito Zeman questa volta, e siamo andati da Saint-Raccord e ho preso due cosine per la casa, perché nel salotto ho messo, nel soggiorno ho messo il quadro sul mio canapè, sul mio salotto, ma mancano dei quadri di lato, e ho acquistato questi due qua. Prima ho preso questo, vedete? È un annaffiatoio, quindi sono di tela, vedete? Così. Annaffiatoio con queste, non so come, rose no, non so che cosa sono come fiori. Così, ma il colore è molto bello, quindi il mio soggiorno è sul grigio, quindi ho preso col grigio questo rosa che dà un po' di colore. Eccolo qua, l'ho pagato 3,99 euro. Non so quante sono le dimensioni, forse saranno 30x30, penso. Eccolo qua, vedete? Me lo trovo molto bello, shabby. Questo è il primo, e poi ho acquistato il secondo. Ecco qua, sempre con questo vaso sul grigio e questi fiori. Questi sono rosa un po' più chiari, e li metterò sia così, no? Sia così. Sia così, non lo so, vedrò. Opla! Vedrò come li metterò. Comunque vi farò vedere. Anche questo 3 euro, anche questo 3,99 euro. Poi ho preso, per mettere vicino a questi quadri, ho preso dei cuori. Allora, ho trovato questo cuore che io lo trovo bellissimo, di una semplicità, ma con materiali proprio, diciamo, poveri, ma mi piace molto. Quindi vedete questa qua, vedete questo cuore com'è bello. Allora, ci sta, boh, già lui è di bambù, non lo so, di legno, no? Che cos'è questo bianco, e sta fatto così. Ci sta questo pezzo di cotone, questa striscia di cotone proprio, vedete, sfilata ai bordi. Poi ci sta questa piccola questo ricamo proprio delicato. E fatto questo nodo davanti, io l'ho trovato proprio bellissimo. È semplice, ma allo stesso tempo è molto molto sciabile già. Ecco, vedo un po'.
con questo cuore qua davanti, bianco, con il laccettino, con una cordicella così, uno spago, ecco, uno spago. Ecco qua, e questo è un cuore, lo trovo, è bello grande, e l'ho pagato, non c'è il prezzo? Non c'è il prezzo, ma l'ho pagato 4,99 euro. Aspetta, se ci sta il biglietto, no, non c'è. Ma l'ho pagato 4,99 euro. Questo è sicuro. Ho pagato 4,99 euro. È strano che non c'è il prezzo. Sì, perché stavano sugli stand, stavano scritti. Ecco. Allora, che ne pensate? Fatemi sapere. Io lo adoro. Molto bello. Quindi, questo 4,99 euro. Poi ho preso un altro, sempre lo stesso stile, senza. Questo 2,90 euro, ecco, non c'è nemmeno qua il prezzo. Ecco, sono fatto così. Quindi questo è tutto semplice, con questo nastrino di raso, che metterò forse o vicino, non lo so, vedrò come li devo mettere sul muro. E poi ho preso un altro, ma l'ho preso così, sul grigio. Eccolo qua. Sembra il cuore, questo c'è il nastrino che va di raso sul grigio, quindi lo trovo per me va proprio bene insieme, i colori si abbinano molto, e quindi anche questo 2,90 euro. E questo è tutto, non ho più niente. Questi sono gli oggettini di decorazione che ho presi per il mio soggiorno, piccole cose da Zeman, e volevo farveli vedere perché so che vi piacciono questi video. E ve l'ho fatti veramente con piacere. Niente, questo video termina qui e noi ci vediamo alla prossima. Non dimenticate, ragazze, mettete un pollice in su se vi è piaciuto, iscrivetevi, e grazie ai nuovi iscritti, siete veramente tanti, e lasciatemi dei commenti, io quando ho un po' di tempo vi rispondo. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao.